Ciao ragazze e bentornate nel mio canale, questo è il secondo video che registro oggi e vi voglio parlare oggi ancora del sito Born Pretty Store. Io vi ho fatto il video Lip Swatches, delle tinte che ho ordinato da loro, che mi hanno inviato perché collaboro con loro, e adesso vi voglio mostrare gli altri prodotti che mi hanno inviato nell'ultimo ordine. E voglio dirvi davvero che sono contentissima perché loro mi danno fiducia e quindi continuano a dirmi che vogliono inviarmi delle cose che scelgo, e questo lo fanno perché vedono che comunque voi siete interessati a quel genere di video, quindi è merito vostro se loro continuano a darmi ancora fiducia, quindi vi ringrazio davvero. E vi mostro gli altri prodotti del video Lip Swatches in cui vi ho fatto vedere le tinte che ho preso da loro, vi lascerò il link giù nell'info box ed anche con le schede qui se vi può interessare. Ma più di tutto vi voglio fare vedere le altre cose che mi sono arrivate. Allora, innanzitutto una cosa che vi sembrerà abbastanza sciocca, ma che non lo è: ho preso un contenitorino per metterci la mia Beauty Blender, che ho ordinato sempre da loro, perché la lasciavo messa dentro il cestino dove ho i mascara, perché ho più spazio lì dentro, e lo trovo poco igienico perché comunque stava, è una spugna, assorbe quindi tutta la polvere, e tengo la finestra aperta, entrerà qualunque, quindi trovo che questo sia un po' più igienico, e quindi questo contenitorino. Poi ho ordinato due eyeliner, uno giallo spaccato. Comunque la confezione originale era questa, e questi qui sono Lia Landai, è una 3D eyeliner, è un eyeliner nero a penna. Allora, io questo eyeliner già l'ho provato a penna, però devo dirvi che non mi fa impazzire, forse perché ormai mi sono abituata agli scovolini microscopici dell'eyeliner della Make Up Revolution, della Elfo, di Kiko, ma questo mi sembra, vi giuro, una cosa enorme, non riesco a fare una linea sottile, e proverò ad utilizzarlo, magari vi farò un tutorial in cui lo utilizzo, perché trovo che comunque chi è alle prime armi con il trucco, in generale con l'eyeliner, forse l'eyeliner in penna è il migliore di tutti, perché è ovvio che la codina super sottile non viene subito. Io sbaglio perennemente, costantemente a fare la codina dell'eyeliner ed è un anno che mi trucco tutti i giorni, quindi voglio dire, forse questo lo consiglio per chi vuole approcciarsi all'utilizzo dell'eyeliner, perché quando io ho iniziato ho preso l'eyeliner in penna di Kiko e per me era la scoperta del secolo, fantastico, quindi questo ve lo consiglio se siete alle prime armi. Se adorate invece gli eyeliner con lo scovolino pennellino morbido per fare le linee super sottili, forse avrete difficoltà, stranamente, è una cosa più semplice però mi risulta più difficile da utilizzare. Un'altra cosa che ho preso perché ci tenevo tantissimo a provarlo, voi sapete che ho ordinato il Music Flower Mascara Black e loro ce l'hanno nelle altre tonalità, volevo provare una tonalità più pazza, non è questo celeste ma è un blu notte intenso, però ragazze non è assolutamente pigmentato sulle mie ciglia, ma io penso che siano le mie ciglia perché ho provato anche mascara colorati di Kiko e niente, muoiono su di me, proprio... Qui me lo mette sulla pelle il colore, però sugli occhi no, ed è un peccato perché è un tipo di blu, quasi blu navy, che tende al violetto, che volevo provare ma non si vede sulle mie ciglia, mannaggia. Avete un consiglio da darmi su come fare in modo che si veda il mascara colorato? Forse devo mettere di base quello lì bianco e poi sopra metto questo? Ma quello bianco chi lo vende? Sono aperte ai vostri consigli. E le ultime tre cose che ho preso sono tre tinte della Minau Generation 2 Long Lasting Lip Gloss, che in realtà sono delle tinte, non sono lip gloss, hanno lo scovolino al lip gloss. Io ho preso la tonalità 03, 26 e 08, quindi 03, 26, 08, e sono con questi swatch. L'ultima è quella che già avevo preso da un altro ordine fatto da loro, e di queste tre troverete il review nello specifico e lip swatches, ripeto, sia nel link con le schede sia giù nell'info box se vi può interessare. Queste sì sono un prodotto che vi straconsiglio, hanno dei pro e dei contro e ve ne ho parlato in quel video, se vi interessa lo potete andare a vedere. Io ringrazio nuovamente pubblicamente Born Pretty Store, Cinzia con la quale parlo, che si occupa di me, di gestirmi, di mettersi in contatto con me, spero che comunque voi abbiate gradito anche quest'altro video, vi mando un grossissimo bacio, grazie di avermi dato la possibilità di collaborare con loro, perché ripeto, se posso collaborare con loro è perché ho il vostro feedback e loro quindi si fidano di me e di voi. Grazie ancora, vi mando un grosso bacio e al prossimo video.